gladiatori. Là nell'antica Roma, per questo quel torneo, lottavano gagliardieri soliti al Colosseo. Robusti e valorosi, più forti dei cowboy, avevano uno stuolo di tifosi. E proprio come ora, i divi dello sport facevano una vita super snob. Però non era facile raggiungere The Top, e più di un gladiatore finiva KO. Per arrivare in cima senza avere mai uno stop, dovevi iscriverti all'Academy. Scuola di gladiatori per i più coraggiosi, dove sei coccolati come una star. Gladiator. Equipaggiati di novità e poi pagati proprio come un marascià. Questa è la scuola di gladiatori, contratti vantaggiosi in nome dell'onore di chi li fa. Gladiator. Sarà il migliore che vincerà. Esulta già lo spettatore, questa gara fra campioni inizierà. Quattro campioni, protagonisti, mille emozioni. Gladiatori in gonnella. Bravi! Ci picchia, sembrano molto agguerriti. Stai attento! Guardati alle spalle! Chi ha avuto la brillante idea di far scendere in campo Arena tutta sola? Vuoi sapere chi ha avuto l'idea? Te lo dico subito, è stata lei! Uno dei centauri le ha detto che è nella nostra squadra soltanto perché è molto carina. E lei, come l'ha sentito, ha voluto battersi da sola. Non abbiamo potuto fermarla. Ritira quanto hai detto! Non ci penso nemmeno, no? Bel musetto! Come vuoi! Ok, adesso tocca a me divertirmi! Vi spedisco a pascolare nei prati, statene certi! Non dire sciocchezze! Non solo sei un essere umano, sei anche una fragile donnetta! Non hai nessuna speranza di vincere. Prendi Arena! Prova con il fischietto per l'addestramento degli animali. So sbrigarmela benissimo da sola, anche senza il tuo aiuto. Bene, dimostracelo. Cosa? Un momento, che mi succede? Non riesco più a controllare le zampe. Oh no! E va bene, bambola, l'hai voluto tu. Dai, non c'è bisogno di agitarsi, vuoi uno zuccherino? E togliti dai piedi. Ok. No, vuol farci saltare l'ostacolo, aiuto! No! Guardateli, non riescono a controllarsi! Attento! Brava! È una vergogna! Non ho pagato il biglietto per vedere combattere una stupida ragazza, rivoglio i miei soldi! È soltanto una smorfiosetta! Chi le ha dato il diritto di battersi nell'arena al fianco di veri uomini? Ma sta dicendo un mare di sciocchezze! Sarà meglio andare a proteggerlo dalla furia di Arena. Bene! E così vuoi sapere chi mi dà il permesso di combattere? Ti va bene come risposta o ne vuoi una più convincente? Insomma, che cosa sta succedendo qui, Arena? Dai, lascialo andare. Prima però sciogli il nodo che gli hai fatto al braccio, d'accordo? Aiuto, il braccio, il mio povero braccio! La nostra amica non conosce le buone maniere. Ti prego, accetta le nostre umili scuse e comprati uno spuntino. Sei mio ospite. Ma dico, sei completamente impazzito! Perché hai preso le difese di quel lurido verme? Perché? Come spiegarti? A dire il vero, in un certo senso la penso come lui e preferirei che tu non combattessi. Cosa? No, non è nulla di personale, solo che secondo me le donne dovrebbero fare le ammiratrici dei gladiatori e non i gladiatori, ma forse farei meglio a tenere la bocca chiusa. Colosso, digli qualcosa tu.
Scusa, Madone non ha tutti i torti. Non posso credere alle mie orecchie. Mi conosci, sai come sono fatto? Ho sempre paura che le creature fragili come te possano farsi male. Per quanto mi riguarda, una donna che fa il guerriero sfida l'ordine naturale delle cose. Combattendo, tu trascuri il tuo istinto materno, quell'aspetto femminile del tuo carattere che ti spinge ad accudire gli altri. A me piace prendermi cura degli altri. In effetti vorrei che ci fossero più persone bisognose di cure. Tant'è che ho una gran voglia di farvi un occhio nero così posso accudirvi. Insomma, fatemi capire, siete tutti contro di me? Ehi, Arena! Io ho rispetto per tutti i gladiatori, uomini e donne. Ecco, avete sentito? Meno male che c'è qualcuno cosciente del fatto che le donne possono essere anche delle grandi guerriere. Tu lo sei di certo, ma non si può dire lo stesso per le altre donne. Devi ammetterlo anche tu. Come fai ad esserne sicuro? Non sono d'accordo. Scommetto che se scegliessi una donna a caso fra il pubblico, potrei fare di lei un'ottima combattente. Diventerebbe bravissima. Ci metto la mano sul fuoco. Ragazzi, ribelliamoci a questi maschilisti! Facciamogli vedere che si sbagliano di grosso! Ehi, tu, dammi da bere! Sì, ecco qua! Da bere te l'ho dato, vuoi anche il bicchiere oppure no? Allora, coraggio, non siate timide, scendete qui a darmi man forte! E va bene, ho capito, non ci sono volontarie, ma sappiate che non finisce qui! Vi dimostrerò che vi sbagliate e lo farò mettendo insieme una squadra di donne gladiatori, parola mia! Ehi, guardate chi c'è! Arena, la valorosa guerriera, ma dove sono i suoi gladiatori in gonnella? Ciao, forse puoi rispondere a una domanda che mi sono sempre posto. Quando una donna gladiatore è nell'arena e sta per sconfiggere l'avversario, se le si spezza un'unghia, smette di combattere. Rispondi tu a questa domanda piuttosto. Quando una signora entra nella stanza, i gentiluomini non dovrebbero alzarsi? Ecco, non sono mai contente. Attenti! Se volete mangiare qualcosa, perché non ordinate come fanno tutti gli altri? Scusate se ve lo dico, ma ben vi sta, così imparate a non prendermi sul serio. Ve la siete cercata, in fondo è colpa vostra. Se vogliamo essere precisi e mettere i puntini sulle i, nemmeno le donne che erano presenti al Colosseo ti hanno presa sul serio. Ha ragione lui, forse tu sei troppo avanti per i nostri tempi. Magari un giorno, in futuro, incontrerai un'altra ragazza uguale a te. Una ragazza agguerrita, forte e determinata, che abbia requisiti per diventare un gladiatore. Una ragazza che... Scusate l'interruzione. Mi chiamo Modesta. Mi piacerebbe molto fare il gladiatore, ma se per te è un disturbo, non preoccuparti, me ne vado subito. Sì, gliel'ho detto anch'io, ma non ha voluto ascoltarmi. Ciao, Modesta, piacere di conoscerti. Non è affatto un disturbo per me. Farò di te una valorosa guerriera in pochissimo tempo. Salve, mi presento. Mi chiamo Britannia. Che cosa devo fare per diventare gladiatore? Combattere, essere determinate e spazzare via tutti gli avversari. Ok, posso provarci, ma devo indossare delle cose ridicole come questo cappello. No, puoi metterti quello che vuoi, come ti vesti non ha nessuna importanza. Perfetto, mi hai convinto, conta pure su di me. Per Giove, non ci posso credere. Questa idea della squadra di gladiatori al femminile sta prendendo piede. Andiamo, non possono fare sul serio. A me non sembra che Arena stia scherzando. E non capisco perché voi vi rifiutiate di sostenerla. Anzi, sono talmente arrabbiata che ho deciso di unirmi anch'io a questa squadra. Miei cari signori, vi presento Arena e le sue amazzoni. Oh no, anche tu, Inerzia, come puoi farci una cosa simile? E poi chi manda avanti la locanda in tua assenza? Oh, basta scegliere un cliente di fiducia, per esempio uno come Comodo. Chi? Io? Gestire la locanda? Ma sì, perché no? Sicuramente sarà più facile che combattere e poi può rivelarsi una bella esperienza. Va bene, Inerzia, ci sto. Bravo, allora siamo d'accordo. Ehi, uno di voi due schiavi ha idea di come si faccia a portare avanti un ristorante, per caso? Oh, beh, allora è giunto il momento di imparare, non credete? Veramente no, la gestione delle locande non è inclusa nel nostro contratto di schiavi professionisti. Quindi dovresti pagarci straordinari. Non dite sciocchezze, non è un'offerta, è un ordine! Non fate gli ignorri, vi ripeto che è un ordine, sono stato chiaro? Sono il vostro padrone, voi dovete obbedirmi. Lasciamo perdere. Senti, hai voluto dimostrarci quanto sei determinata e noi ti crediamo. Quindi ora dimentichiamoci questa storia e di' alle tue amiche di tornare a casa.
Mandarle a casa? Non ci penso nemmeno. Piuttosto ho un favore da chiedervi. Che ne direste di fare da avversari nel nostro primo combattimento? Io non mi batto con le femmine, non sono il tipo. Sì, e poi sarebbe molto scorretto. Scorretto e insensato, sì, visto la nostra superiorità. Tra l'altro sarebbe estremamente noioso. Probabilmente non riuscirei a tenere gli occhi aperti. Ma davvero? Beh, io dico invece che siete dei conigli. Conigli? Noi dei conigli? E va bene, non solo raccogliamo la sfida, ma per dimostrarti che non abbiamo paura, ti prometto che se perdiamo, smettiamo di fare i gladiatori. Che ne dici, Arena? Andremo in pensione. Basta i combattimenti. Tanto vinciamo noi. State attenti a giocare col fuoco, ci si può bruciare. Ok, ci sto. Lotteremo a nome di tutte le donne. Avanti, donne! Cercasi gladiatori in gonnella, donne! Perché non diventate anche voi dei gladiatori? Coraggio, non abbiate paura, l'offerta è aperta a tutte! Ah, stanno cercando donne gladiatori, domani ci sarà una sfida contro avversari maschi! Ah! Ecco, è ora di pranzo, apri la bocca, per favore! Attenzione, cerchiamo donne per la squadra femminile di gladiatori! Ehi! Ah, mangia tu questa sbobba, io non la voglio! Ho cose migliori da fare! Cercasi amazzoni! C'è scritto che ci sarà un incontro all'Accademia dei Gladiatori! Voglio andarci! È un'idea molto interessante! Chissà se si presenterà qualcuno! Speriamo in bene! Salve, Arena! Ecco qui la risposta alla mia domanda! Buongiorno, signore! Vi do il benvenuto! Sono felice di vedere che anche voi volete dimostrare che noi donne possiamo essere brave quanti gladiatori maschi! Sì, figuriamoci! L'unica cosa che riusciranno a dimostrare quelle donnette è di essere molto brave a fare una pessima figura. Vedrai se non ho ragione. Vediamo. Smettetela, sono delle principianti! Il problema è che se si alleneranno per 30 anni consecutivi resteranno sempre a livello di principianti. Ride bene chi ride ultimo. Vi faccio vedere il mio stile di battaglia. Ragazze, vi presento Incudine, il manichino vivente che usiamo per allenarci. Lui sarà il nostro avversario, d'accordo? Osservate, vi faccio vedere una delle mosse fondamentali d'attacco. Molto bene, domande? Io ne avrei una. Perché dobbiamo picchiare gli avversari? Non capisco, come sarebbe a dire perché? È così brutale e crudele! Adesso siete dei gladiatori e i gladiatori si comportano così. Va bene, ma perché non adottare una strategia più femminile utilizzando le nostre doti naturali? Chi ce lo fa fare di combattere come gli uomini? Io trovo che sia sbagliato. Capisco, ma dobbiamo essere brutali. Dobbiamo essere aggressive. Dobbiamo fare una pausa per la merenda. No, non c'è tempo per la merenda. Reclute, statemi a sentire. Dovete diventare delle dure. E ce la farete se seguirete i consigli che vi darò. Su, coraggio, dategli addosso. Scommetto che non lo scalfiranno nemmeno. Oh, pover'uomo di matto. Spero di non averti fatto male. Ora provo io. Guarda che cosa hai fatto a quella fanciulla! Fai attenzione, Incudine! Se si arrabbia sul serio, ti graffia l'armatura! È il tuo turno, Modesta! Dai, non fare la timida! Se ho voglia di fare la timida, la faccio! Ecco, così mi piaci! Avevo visto bene, se vogliono sanno essere aggressive! Sapete, gli schiavi di Comodo non sono tagliati a lavorare in una locanda. Tanto per cominciare, non credo abbiano mai fatto i camerieri, hanno sempre fatto i gladiatori! Cosa te lo fa pensare, Nilo? Me lo dici? Cameriere, c'è una mosca nella mia minestra! Me lo dice il mio sesto senso! Cambiando argomento, non dovremmo allenarci per il combattimento di domani contro le ragazze? Di solito lo facciamo! Ma chi ce lo fa fare? Tanto l'incontro durerà una manciata di secondi, non mi sembra proprio il caso di faticare per niente! Vorrei che anche il cibo fosse pronto in una manciata di secondi! Sbattere 3 uova! Tu sai cucinare? So cucinare solo se mi concedi le ferie pagate. Scordatelo! D'accordo, ci vediamo. Beh, sarebbe stato un pranzo ideale se fossimo tutti quanti a dieta. Da quel che sento, non hanno lavato neanche gli asciugamani. Guardate qui, anche gli scudi non sono stati puliti. Come mai? Che fine ha fatto le donne delle pulizie? Prova a indovinare.
Bravissima! Hai fatto esattamente come ti ho mostrato! Sono più forti di quanto pensassi. Staremo a vedere. Com'è possibile? Come ha fatto Arena a rimediare delle tipe tanto grintose? Non lo so, è un vero mistero, anche perché tutte le donne che conosco davanti a un mio sorriso svengono di colpo. Oh, eccoti finalmente. Sei venuto a fare le pulizie. Le pulizie? Aspetta e spera, no! Sono venuto a prendere gli attrezzi per gli allenamenti della squadra delle Amazzoni di cui faccio parte. Che cosa? Ma tu devi mettere in ordine. Altrimenti andremo a chiederlo a Gladys. Se sperate di farmi ingelosire siete fuori strada. E poi anche Gladys lavora per noi. Dubito che riuscirete a trovare qualcuno che vi aiuti, perché tutte le donne di Cornucopia si sono schierate con noi. Scusa, Adone? Sì? Ti è rimasto un pezzo di spinacio tra i denti proprio qui. Che cosa? No, no, no. Bene, siamo nei guai fino al collo. E adesso chi farà le faccende domestiche per noi, eh? Chi laverà i piatti sporchi? Chi si metterà i fornelli? Ce la caveremo da soli! Oggi cucino io, faremo a turno. E da che parte cominciamo, lo sapete? Ragazzi, diciamoci la verità, in queste faccende siamo delle schiappe. Mi sa che abbiamo fatto male a saltare gli allenamenti. Ecco, ora prova da sola, senza il mio aiuto. Coraggio, ce la puoi fare. Abbi un po' di pazienza, incudine. E va bene, lo ammetto, non sono bravo come inizia. Benvenuti alla battaglia fra maschi e femmine. Sarà un combattimento accesissimo. Che bello. Ehi, Arena, anche tu sei tutta emozionata. Beh, sì, in un certo senso sì. Ecco che entrano in campo le Amazzoni. Non così forte, gente, se no spaventate la nonnina. Ragazze, non fate rumore, ok? Noi siamo venuti qui per dormire. Modesta? Su, non fare la timida! Se ho voglia di fare la timida, la faccio! E adesso ho voglia di fare la timida! E adesso, cari cittadini, accogliamo calorosamente i gladiatori ufficiali di Cornucopia! Mamma, quanto fai schifo! Come il tuo modo di cucinare, Nilo! Ah, sì? Se la mia cucina ti fa schifo, allora perché hai spazzolato tutto ieri sera? Semplice, perché era mio dovere evitare che qualcun altro rischiasse di mangiarlo! Che ci vuoi fare? Sono un altruista! Mi spiacerebbe allontanarvi di un paio di metri, per favore! Speriamo che nessuno mi riconosca o il vestito sporco in disordine! Che i concorrenti prendano posizione! Diamo inizio alla battaglia! Aspetta, non andartene! Sarò da te fra un secondo! Un secondo? Di questo passo ci metterai un anno! Aiuto, un orrido serpente! Oh, non starla a sentire, per me tu sei bellissimo! Aspetta e vedrai, ci sono quasi e quando ti colpirò cadrai a terra come un salame! Brutto screanzato, chi ti ha insegnato l'educazione? Ora ti do una lezione che ti ricorderai per sempre e non ti azzardare a rispondermi! Ciao! Arrivederci. Questa sì che è un'ottima mossa, una vera mossa da manuale. Da manuale delle ragazze che vogliono fare i gladiatori, ma in realtà sono campionesse di imbranataggine. Aspetta, dammi qui che mi colpisco da solo. Ecco, aio, che male. Ora scusami perché ho molto da fare, ciao. Non fare quella faccia, Arena, non è così tragico. E poi il pubblico penserà che la mia esibizione è solamente una farsa. Lo so, è proprio questo che mi preoccupa. Allora? Oramai abbiamo la vittoria in tasca. Puoi dirlo forte e nessuno ce la toglierà. E la cosa più bella è che finalmente cucineranno e laveranno per noi. Sì. Cosa? Vuoi andartene usando l'uscita sul retro in modo che nessuno si accorga di niente? Ti prego, dimmi che ho capito male. Sia ben chiaro, io voglio vincere, ma secondo me dovremmo batterci nei modi che sono consoni a noi. Perché dovremmo combattere come gli uomini? Allora ti do carta bianca. Vai e cerca di strappare la vittoria nella maniera che preferisci. E riferiscilo anche alle altre, siate voi stesse, d'accordo? Bene, forza ragazze, diamo dentro! Sì! 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 Oh, stanno tramando qualcosa. Non sono tranquillo. Ho deciso, voglio dare un aiutino alle ragazze. Bene. Oh, che stai facendo? Mettimi giù! Ho fatto il bagno l'anno scorso, mi rifiuto! Razza di teppista! No, qualcuno deve insegnarti le buone maniere! Prendi questo! E così non posso reagire, non sarebbe carino! Dimentica di essere un gentiluomo e rispondi all'attacco! No, basta! Non fare così! La nonnetta non si ferma più! Hai ragione, non si possono picchiare le donne! Ehi, aspetta, tu sei un esperto, giusto? Vedi, sono un po' confusa. Potresti aiutarmi a scegliere un'arma con cui combattere? Oh sì, sono un esperto e sono pronto a darti un aiuto. Basta che non debba colpirti! Meglio
meglio usare questi coltelli! Oppure questo! O questo! Non posso rispondere al fuoco! Dacci un taglio, per favore! Ehi tu, lì dietro, tutto bene? Vieni fuori! Coraggio, non devi fare la timida! Senti, se voglio fare la timida, io la faccio, d'accordo? Cerca di liberarti dalla prigione! Sì, sono timida e sono fiera di esserlo! Hai le stesse probabilità di diventare un gladiatore di quante Colosso ne ha di diventare una ballerina! Che brave, questa sì che è una battaglia vincente! Hai ragione, Modesta ha proprio la stoffa del gladiatore. Adesso basta, quel che è troppo è troppo. Sì, sono d'accordo, le ragazze hanno superato il limite di gran lunga. Dimentichiamo di essere dei gentiluomini, affrontiamole! Lasciami stare, lasciami, guarda che reagisco, reagisco! Coraggio, è tutto qui quello che sai fare! Mettimi giù, mettimi giù, mettimi giù! Aio! Mettimi giù! Fantastiche! Evviva, siamo noi le più forti! Un ottimo spettacolo! Vince il combattimento di oggi la squadra delle Amazzoni! Sì! Sapevo che non mi avreste delusa! Brava! Niente male! Guardate laggiù, quella è mia moglie! Le ho insegnato io come si fa a combattere! Cosa? Che figura! Ora che abbiamo perso, sapete che cosa ci aspetta? Aspetta che ci penso, che avrai meno ammiratrici! No, che abbiamo finito, andiamo in pensione, ricordi? Santi numi, ora che i ragazzi hanno perso, sai che cosa li aspetta, non è vero? No, non lo so, che Adone avrà meno ammiratrici? No, dovranno andare in pensione, perché ora siamo noi i gladiatori ufficiali, faceva parte dei patti, ricordi? E perché fai quella faccia? È una splendida notizia! Ci siamo fatte valere e sono contenta, ma non voglio combattere per tutta la vita e poi gli altri uomini potrebbero rispondere agli attacchi! A lottare ci si stanca e ci si sporca. Sì, e ti impedisce di fare il sonnellino. Voglio tornare a indossare la mia divisa e lottare contro i clienti che mi prendono in giro. Però non voglio picchiare nessuno. Bene, ragazze, avete vinto voi. Siete i nuovi gladiatori. Le mie congratulazioni. Tranquille, accettiamo la sconfitta da veri uomini senza fare storie o rimostranze. Sì, aspetteremo di tornare a casa per fare storie e rimostranze. Metteremo tutto in disordine per farvi un dispetto. Aspettate un attimo, c'è stato un cambiamento. Purtroppo dobbiamo rifiutare il titolo di gladiatori ufficiali. Comunque, grazie lo stesso. E tu, Modesta, hai deciso cosa farai? Veramente io non lo so. Prego, decidi pure senza di me. Non preoccuparti, d'ora in poi è quel che farò. Brava, non te ne pentirai. Congratulazioni, sei entrata a far parte della squadra di gladiatori di Cornucopia. Volete rinunciare alla carriera di gladiatori? Ma siete bravissime, sarebbe un peccato lasciar perdere. È vero, e poi lottare sapendo di avere meno forza fisica è una cosa difficilissima. E voi combattete alla grande. Anche voi, se è per questo, propongo di festeggiare tutti insieme. Vi invito tutti nella mia locanda. No, 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 no. Non oso pensare alla confusione che ci sarà nella locanda. Dovremmo ripulire tutto. Rimboccatevi le maniche, ragazzi.